alla chiusura delle ali di galoppo Pecunias, lo scatto in avanti di Penelope. Numero 2 Pecunias squalificato, facile il comando davanti a Playa de Gloria e taglia fuori pari lifeline, rimontata all'interno da Pispola Jet. Terza in corsa, si apre di galoppo l'allieva di Trevellina a metà curva, tutto in lunga fila indiana. Ha subito preso in mano Paolo Romanelli, 15-1 la frazione, strappo per i primi 100. Numero 6 pari lì flying, poi squalificato. Si è andati in decelerazione, sono rimaste in 7 in corsa, fila indiana allungata che adesso ovviamente andrà ad accorciarsi. Platitude in quarta posizione a precedere perché Job. Ha fatto 16,5 per la dritta di fronte, Penelope FKS che trotta nettamente al comando. In seconda posizione sempre Playa de Gloria con Giorgino Cassani. Invece alla retroguardia, in ultima posizione c'è Pulisson, 16,9 la frazione. Si viene davanti alle tribune, non c'è andatura, nessuno fa la prima mossa. In penultima posizione rimane Pretoria B, che vuole muovere, trova l'anticipo di Perché Job, che incocia nel sediolo di quella davanti ed ha un problema talmente serio che deve fermarsi, la lieva di Marani. Speriamo che la cavalla abbia superato indenne l'incidente. Intanto 15-2 di frazione, Playa de Gloria è stata scavalcata da Pispola Jet, in vantaggio c'è sempre Penelope FKS, poi prova a muovere anche Platitude in anticipo su Pretoria B. Siamo all'ultima curva, gruppo abbastanza ricompattato, si 15-4 nella scia del leader, cala decisamente Playa de Gloria, c'è Pispola Jet all'inseguimento di Penelope FKS. Dopo le altre, l'addirittura, Penelope riallunga ancora, dopo la curva in 15 secco, viene tenuta su di giri da Paolo Romanelli che va a fare il raddoppio da catch in giornata e lo aveva fatto da trainer. Per il terzo spunta bene Pulisson alla retroguardia a precedere le altre. 1.16.4 la media di chi vince, Penelope FKS per i colori di Stefano Bernardi e il train di Carlo Rossi. La guida, come detto, di Paolo Romanelli.